bentornati su Febbre Lunare. Oggi voglio mostrarvi 5 consigli / abitudini che vi consentiranno di essere più organizzati e quindi più produttivi. Innanzitutto la primissima cosa che voglio sottolineare è che essere produttivi non vuol dire fare tutto oppure fare di più. Essere produttivi significa semplicemente essere più efficaci nella gestione del proprio tempo. E proprio semplice non è. Se vuoi esserlo devi necessariamente adottare un buon sistema. Oggi ti spiegherò come fare anche se stai partendo da zero. By the way, se sei nuovo, io sono Silvia e questo è il mio canale Febbre Lunare. Se vuoi iscriverti puoi farlo ora. In questo canale troverai video ispirazionali, video di crescita personale, di crescita spirituale e più in generale video di un lifestyle olistico. Il primo consiglio è datti lo spazio necessario per essere organizzato. Questo cosa significa? Significa darsi il tempo necessario per organizzare le cose, per pianificarle, perché non si può solo e soltanto sempre agire. Quello che puoi fare è decidere un giorno specifico della settimana in cui revisionerai le tue attività, magari quello che sei riuscito o non sei riuscito a fare la settimana precedente, e in questo modo manterrai la tua vita organizzata e pronta per la settimana successiva. Il mio giorno dedicato a questo è la domenica. Penso che la domenica sia un giorno ottimo perché va a concludere una settimana e va quasi ad iniziare un'altra, quindi la domenica poi solitamente è un giorno che dedichiamo al relax. Ritagliamoci uno spazietto di tempo per fare un po' delle statistiche sulla settimana passata e quindi in questo modo poi potremo organizzare al meglio la settimana successiva. Però comunque sta a voi, il giorno può essere lunedì, martedì, insomma quello che viene più comodo a voi, perché deve essere sempre il tutto ritagliato su voi stessi, sulle vostre preferenze. Una volta al mese poi ti consiglio di farlo con la luna nuova, quindi vai a vedere sul calendario online il giorno del mese in cui ci sarà la luna nuova, fai un'analisi di tutto quello che è stato il mese passato, cerca di capire quali abitudini hai migliorato, quali dovresti migliorare, scrivi i tuoi obiettivi, fai brainstorm, insomma dedica più del tempo che di solito dedichi la domenica, per dire. Fai proprio un'analisi generale sia di te stesso, quindi delle tue routine, e sia magari di quello che riguarda il lavoro, quindi quello che dovresti portare a termine, che non sei riuscito a fare, come stanno andando i tuoi progetti, anche i tuoi progetti a lungo termine. Dopodiché pianifica quello che hai necessità di fare, e questo su larga scala, quindi su scala mensile. Il mio secondo consiglio è mantieni i tuoi pensieri fuori dalla tua mente. Cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo sempre ricordarci tutto. La nostra memoria a breve termine si chiama così per una ragione. È appunto breve. Dopo un po' la nostra mente si dimenticherà qualcosa. È scientificamente provato. Per cui scrivi tutto quello che ti viene in mente, prendi appunti in ogni momento, costruisciti proprio l'abitudine di trascrivere tutto quello che ti viene in mente. Puoi iniziare semplicemente scrivendo sulle note del cellulare, poi potrai farlo in un'agenda o in un foglio che avrai sotto mano. La cosa più importante per te infatti è quella di avere sotto mano sempre qualcosa. Quindi mi viene in mente un pensiero, preferisco trascriverlo perché in quel momento ho l'agenda di fronte a me, lo scriverò e così ce l'avrò già per iscritto. Avrò il cellulare? Va bene, lo scriverò sulla nota del cellulare. Poi in un secondo momento potrai appunto trascriverlo e organizzarlo in maniera più approfondita, ma intanto te lo sarai segnato e avrai liberato la tua mente. Questo mi porta al terzo consiglio, ovvero crea il tuo personale sistema, che è un po' quello che accennavo prima. Tutti i consigli che vi posso dare io, vi può dare qualcun altro, vanno super bene, possono essere super utili, lo sono stati per me tanto tempo fa, quando ho iniziato a organizzarmi, quando ho iniziato a comprare le agende. Ma quello che ti voglio dire è che comunque sta a te costruire il tuo sistema personale, perché le basi, le fondamenta, è giusto che possano essere prese da altre persone che ci sono già passate e che sanno comunque darti dei giusti consigli, ma devi testare. È quello che è successo a me. Nel tempo ho testato, ho capito quello che poteva andare bene per me, quello che invece non faceva per me, e mi ci è voluto un po' di tempo. Sì, perché comunque ci vorrà un po' di tempo per capire se la tua preferenza andrà sul cartaceo o sul digitale. Io ho sempre avuto la preferenza del cartaceo, ma c'è stato un periodo in cui mi ero proprio immersa completamente nel digitale, ma è durato poco. Adesso cosa faccio? Sono un po' un mix tra le due cose, ma sicuramente sono più cartacea che digitale. Facendo il tuo mix, quindi costruendo il tuo personale metodo, riuscirai a mantenerlo nel tempo.
Dovrei solo fare alcuni test. Per le tue to-do list giornaliere puoi utilizzare dei post-it semplicemente, le note del tuo telefono, un bullet journal, un'agenda. Per le attività un po' più complesse magari potresti provare con il digitale da subito, quindi con app come Notion, Todoist oppure anche Google Keep. Per il tuo calendario invece, dove andrai a inserire gli eventi programmati che quindi già sai che avrai ad una determinata ora, puoi utilizzare Google Calendar, il calendario dell'iPhone oppure il tuo calendario tradizionale, quello appeso oppure quello posato sulla scrivania. Quello che è più importante è fare la cosa che per te è più semplice in questo momento, perché così riuscirai a mantenerla nel tempo. Te lo ripeto e non smetterò mai di ripeterlo, perché sarà il metodo che si rivelerà più efficace per te. Il quarto consiglio, che vi ho già accennato poco fa e può sembrare scontato per alcuni ma in realtà non lo è, è distingui gli eventi dalle attività. Gli eventi infatti hanno un orario specifico, sai già che li avrai, e dovrebbero essere inseriti nel tuo calendario. Le attività invece no, non hanno un orario necessariamente specifico e quindi vanno inserite nelle tue to-do list. A volte potresti avere anche la necessità di schedulare le tue attività nel tuo calendario, ma dovrai farlo solo e soltanto nel momento in cui saranno già state scritte nelle tue to-do list. Quindi, ricapitolando, eventi tipo visita dal dentista oppure 16:30 appuntamento per qualsiasi cosa, quello andrà subito inserito esclusivamente nel calendario. Dopodiché, se nella nostra to-do list abbiamo fare la spesa, sappiamo già che non potremo andare prima delle 7 di sera e quindi sappiamo con certezza che andremo effettivamente alle 7 di sera, allora potremo anche metterlo eventualmente nel nostro calendario, ore 19, spesa di quel dato giorno. Il quinto consiglio è qualcosa che sto iniziando a fare ultimamente, ovvero raggruppa le attività simili insieme. Sto ancora sperimentando questa cosa, però ne parlano tutti benissimo ed effettivamente qualche risultato l'ho già avuto, quindi ho voluto inserire anche questo punto. Perché raggruppare le attività simili insieme? Perché questo consente al tuo cervello di rimanere più concentrato nel fare delle attività simili e di non doversi ricalibrare ogni volta cambiando attività. Così facendo non perderai la famosa efficacia. Ad esempio, devo mandare una mail, poi so che nel pomeriggio ne dovrò mandare un'altra. Bene, faccio che mandarle tutte e due insieme nello stesso momento in cui ci sarà il momento mail. Oppure devo uscire, devo fare una commissione, ma poi so che dovrò anche andare a fare la spesa. Di nuovo la spesa che ritorna. Uscirò solo una volta, non uscirò due volte. E le due commissioni le farò insieme. E questo lo puoi attuare per tutto, per quando devi pianificare, per quando devi lavorare al computer, per quando devi fare delle call. Riuscirai a rimanere nello stesso flusso piuttosto che passare da un'attività all'altra. Il sesto consiglio che voglio darvi è: svolgi i compiti più importanti prima. Una cosa in cui devi sicuramente essere bravo per mantenere la tua vita organizzata è dare le giuste priorità alle attività, quindi alle voci della tua to-do list. Se oggi dovessi fare anche solo una cosa della tua to-do list, quale sarebbe? Una volta svolta l'attività prescelta, continuerai con la stessa domanda in modo da non lasciare indietro le cose più importanti, che di solito sono quelle che più facilmente procrastiniamo, perché il nostro cervello solitamente cerca sempre di fare le cose più semplici. Ma questa è una trappola. Il settimo consiglio è: trova il tempo di fare brainstorm e progetti. Ci dimentichiamo troppo spesso di quanto sia importante pianificare nel tempo, quindi fare progetti a lungo termine, perché siamo sempre presi dalle mille attività del giorno per giorno. Siamo sempre maggiormente presi dalle azioni a breve termine. Ma quell'attività a cui ti stai dedicando giorno per giorno, l'hai pianificata per bene prima? L'hai pianificata per tempo? Hai pensato anche alle cose un po' più noiose e burocratiche? C'è bisogno sempre anche di questo passaggio prima di partire a tutta velocità. L'ottavo consiglio, e questo mi sta molto a cuore, è: trova il tempo di declutterare, riordinare, riorganizzare il tuo spazio, sia quello fisico che quello digitale. Per me questo passaggio è fondamentale, come è fondamentale ogni tanto fermarmi e fare un reset, perché a volte, e ultimamente mi è successo troppo spesso, ci sentiamo sopraffatti dalle tantissime cose che dobbiamo fare, non sappiamo da dove cominciare, ci sembra di essere veramente sormontati da una montagna. E non ci rendiamo conto che avremo realmente necessità semplicemente di prenderci una pausa, perché prendersi una pausa vuol dire resettare il proprio spazio, vuol dire resettare noi stessi
e farci rimmergere nel flusso. E tutto questo sicuramente andrà a far sparire quella sensazione di sopraffazione. È importante davvero riorganizzarsi, riassestarsi, ricalibrarsi. E non solo se stessi, è importante anche vivere in uno spazio ordinato, perché anche il nostro ambiente ci trasmette delle vibrazioni, e se viviamo in uno spazio costantemente disordinato, lasciato andare a se stesso, le vibrazioni che ci arriveranno non saranno sicuramente positive. Quindi ogni tanto fermiamoci e riflettiamo anche su questo. Il nono ed ultimo consiglio è: pianifica le giornate la sera prima. Può sembrare scontato, forse una cosa detta e ridetta, ma è utilissima. Per me fa davvero la differenza. Quando mi alzo e so che ho già una to-do list già pronta, il mio mood è subito positivo, è subito carico. In questo modo taglierai di netto la parte iniziale in cui potresti sentirti sopraffatto dalle cose, perché dovrai ancora organizzarle. E quindi potresti essere tipo: non so cosa devo fare prima, devo capire, ho bisogno di tempo. No, lo saprai già. Ok, spero che questo video possa esserti stato d'aiuto e possa essere d'aiuto anche a qualcuno che magari non si è mai organizzato nella sua vita, non ha mai pensato che l'organizzazione potrebbe essere una svolta. Magari è qualcuno che conosci, se vuoi puoi condividere con lui questi suggerimenti. Se deciderai di condividere con qualcuno questo video lo apprezzerei davvero tanto. Se invece vuoi vedere altri video su organizzazione e produttività, ti lascio la playlist in descrizione. E con questo è tutto, come sempre ricordate che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!